tappa del Giro della Lunigiana. Fosdinovo, 104 km, si conferma impegnativa e soprattutto molto spettacolare. Cambio della guardia in classifica generale. Vediamo com'è andata nella sintesi che abbiamo preparato. Better than I know myself, so I'm gonna let it do all the talking. Ooh-hoo. Ooh-hoo. I came across a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. Ooh-hoo. Ooh-hoo. I felt a little fear upon my back. I said, don't look back, just keep on walking. Ooh-hoo. Ooh-hoo. L'ex professionista Michele Coppolillo è arrivato in carovana per seguire due dei suoi ragazzi che sono inseriti nella rappresentativa dell'Emilia Romagna e ci presenta quella che sulla carta dovrebbe essere la frazione più difficile, la terza. È una gara impegnativa, sarà, diciamo che sarà la tappa determinante per la classifica, però è una tappa da non sottovalutare neanche all'inizio perché è abbastanza mossa e sicuramente saranno dei colpi di mano e delle fughe, però sicuramente le squadre che avranno gli scalatori terranno la gara un po' chiusa. E la salita si presenta una salita con delle pendenze medie dal 7-8, perciò è una salita impegnativa, sicuramente sarà quella decisiva per la classifica. Cominciamo subito con un'immagine bellissima dell'Alta Lunigiana e con il sindaco di Fosdinovo, Dino Bologna, che dà il via alle ostilità di questa terza giornata del Giro della Lunigiana, che ha avuto un antipasto davvero interessante e soprattutto confortante, perché sono stati controllati ben 60 atleti dai medici dell'Unione Ciclistica Internazionale, che avevano effettuato già controlli importanti e massicci al Giro internazionale invece della Toscana, che si corre in contemporanea con la manifestazione lunigiana. Abbiamo detto confortante l'esito perché nessun atleta è stato trovato con i valori fuori norma, infatti è stato prelevato il sangue a 3 atleti di ogni formazione, compreso il leader della classifica generale Daniel Ratto. Infatti i medici dell'Unione Ciclistica Internazionale sono stati anche al quartier generale della formazione lombarda, tutto bene. Purtroppo l'appendice negativa è per la sera che ha anticipato questa frazione, infatti in un hotel che ospitava le squadre di Veneto ed Albania sono scomparse alcune biciclette. Un episodio che purtroppo ha lasciato l'amaro in bocca soprattutto agli organizzatori, ma fortunatamente ancora una volta si è visto qual è lo spirito che si respira in gruppo e sono state fornite altre biciclette ai corridori del Veneto e dell'Albania, che chiaramente hanno preso il via regolarmente. Ancora tantissimi corridori in gara, classifica corte dopo le prime due tappe, classifica che vede al comando il lombardo Daniele Ratto, pochi secondi di vantaggio, sono tutti lì, ma la tappa di Fosdinovo ci dirà la verità e soprattutto ci farà capire chi può vincere e chi non può vincere questa 33esima edizione del Giro della Lunigiana. Con le immagini siamo a Pallerone, dopo 33 km si sprinta per il primo traguardo volante e soprattutto al comando ci sono 13 concorrenti che hanno preso il largo dopo una ventina di chilometri. Il gruppo è però lì dietro perché questa frazione sarà gara molto tattica e i giochi si faranno nella parte conclusiva, nell'asperità che porta a Fosdinovo per l'esattezza, 7 km e 800 metri prima dell'arrivo conclusivo. Intanto i corridori dopo il traguardo volante di Pallerone al chilometro 33 si avviano verso il primo Gran Premio della montagna situato in località Fivizzano dopo 48 km, e qui prima proprio del Gran Premio della montagna
avviene il ricongiungimento e il gruppo torna compatto e si fanno vedere i ragazzi della squadra di casa, ovvero i rappresentanti dell'Unione Ciclistica Casano, che corrono insieme a quelli della Nial Nizzoli, una squadra mista che cerca di tenere botta alla qualificata partecipazione di questo Giro della Lunigiana, alla quale partecipano, come abbiamo detto in apertura, ben 13 nazionali straniere e 14 rappresentative italiane, più una squadra denominata Ciclismo Solidale, che la Federazione Ciclistica Italiana ha voluto portare soprattutto per quegli atleti che purtroppo non hanno un'assistenza che gli garantiva di poter partecipare a una manifestazione così importante. Qui siamo proprio alla chilometro 48, località Fivizzano, un'altra località che spesso e volentieri viene attraversata al Giro della Lunigiana, e si muove colui che sarà poi il grande protagonista della giornata, vale a dire il veneto Giorgio Cecchinel. Non ha fatto granché al Trittico Veneto, manifestazione che si è disputata prima del Lunigiana, ha fatto la gamba, come poi ci dirà il DS, il direttore tecnico del Veneto, Giorgio Chemello. Intanto però va a prendersi il primo Gran Premio della montagna di giornata. Grande condizione atletica, pedalata agile, è uno scalatore, ha già vinto una cronoscalata durante l'anno e diversi sono i successi all'attivo di questo corridore veneto, 34 di dorsale, ed eccolo che transita al Gran Premio della montagna di Fivizzano. Prende il rifornimento, la giornata infatti è calda, 28 gradi centigradi. Intanto si segnala alla cronaca l'atleta della rappresentativa umbra, Salvatore Puccio, anche lui si dimostra atleta di rango, ha già fatto molto bene nella prima frazione, è venuto qui alla Lunigiana per raccogliere il massimo e combatti ad armi pari con i grandi presenti a questa manifestazione. Intanto Daniele Ratto se ne sta lì dietro a controllare ordini di scuderia da parte del direttore tecnico della Lombardia Simone Zucchi, perché la tattica è impostata tutta sull'ultima salita, dove si consumerà lo spettacolo di giornata. Tanto qui siamo al momento culmine di questa terza frazione, si mette in evidenza il portacolori della formazione francese Veloclub La Pont-Marcel, Dimitri Lebulso, un'azione determinante perché dietro di lui arriveranno altri due corridori, vale a dire Pavel Polianski, davvero bravissimo questo atleta, inesauribile in questa frazione, e poi il vincitore del Gran Premio della montagna di Fivizzano, Giorgio Cecchinel, va su con grande fatica dopo aver speso tante energie il polacco, vanno su invece in carrozza quasi con grande eleganza e agilità Dimitri Lebulce e quindi Giorgio Cecchinel. Cecchinel che trova la ruota giusta, perché Lebulce farà veramente il diavolo a quattro in salita, mentre Pavel Polianski comincia ad accusare la difficoltà e soprattutto comincia ad andare in crisi dopo aver speso tanto. Infatti all'inizio della salita si era messo in testa per lavorare per il compagno Kwiatkowski, perché però non si è fatto mai vedere nelle prime posizioni, e quindi giustamente Polianski ha cominciato a fare la sua gara. Qui siamo sul gruppo Sornione, che lascia andare i fuggitivi, che avranno un vantaggio massimo di 45 secondi. Nelle prime posizioni si fanno vedere i ragazzi della Toscana, mentre Daniele Ratto è sempre lì, sa che non può osare più di tanto, sa che deve limitare lo sforzo. Anche Salvatore Puccio è nelle prime posizioni, i ragazzi della nazionale tedesca, Ulissi che marca stretto Daniele Ratto, mentre i tre continuano ad aumentare il loro vantaggio, un vantaggio che, come abbiamo detto, avrà un massimo riscontro di 45 secondi. Ed ecco i toscani con Mantellassi che fanno l'andatura. Intanto Polaschi, dopo aver fatto un po' l'elastico, riesce a riportarci sotto, e questa bellissima inquadratura dall'elicottero, forza battestrada, forza nuovamente Dimitri Lebulce. Cecchinel regge bene, lavora troppo forse l'atleta francese, generosissimo in questo frangente, continua a fare l'elastico Polianski, mentre da dietro
si svegliano soprattutto i big ed in particolar modo Daniele Ratto, che forse ha capito che è il momento di agire. Si gioca sul filo dei secondi, la vittoria di tappa, soprattutto la leadership della classifica generale, in quanto fino a questo momento, fino a un chilometro dalla conclusione, Giorgio Cecchinel viaggia con la leadership addosso. Le Bulls continua a fare un'andatura davvero straordinaria, un forcing impressionante, si alza nuovamente sui pedali, più scaltro e più furbo l'atleta veneto che lo segue, che dà il cambio poche volte, visto che l'atleta francese è in grandi condizioni, quindi non va a forzare più di tanto. Si stacca definitivamente Polianski, mentre da dietro comincia la rincorsa dei big con Daniele Ratto, che a questo punto è in prima persona, cerca di tornare sotto ai battistrada. Conquistano metri preziosi dietro, ma ormai la vittoria per la tappa è un gioco a due, un duello fra il francese Dimitri Le Bulls e il veneto Giorgio Cecchinello. Cecchinello che ha preparato in modo maniacale questo avvenimento e si è fatto trovare pronto nella prima tappa veramente impegnativa di questa 33esima edizione dell'Lunigiana. Un pubblico numerosissimo aspetta gli atleti, qui siamo a 300 metri dalla conclusione. Le Bulls adesso è in difficoltà, ha chiesto troppo al suo fisico e Cecchinel, con una rasoiata straordinaria, va verso il traguardo conclusivo. La nostra moto si ferma perché adesso bisogna vedere i distacchi. Daniele Ratto è in nettissimo recupero, vuole salvare la leadership. Lì dietro ci sono anche gli altri, con il campione del mondo Diego Ulissi che guida la rincorsa a Ratto, ma il traguardo è vicino e ormai l'esito è questo. Primo sul traguardo della località di Fos di Novo, Giorgio Cecchinel, che vince alla grande, straordinario, bravissimo il francese Dimitri Le Bulls, secondo a 5 secondi, altrettanto atleta di rango, possiamo definire Pavel Polianski, generosissimo, terzo a 15 secondi, Daniele Ratto è lì sul filo, sta per sopraggiungere sul traguardo, sarà quarto a 20 secondi ma perderà la leadership per 3, quinta posizione per Puccio, anche lui atleta di spessore, sesto è Diego Ulissi a 25 secondi, poi Antonio Santoro con lo stesso tempo del campione del mondo, quindi il piemontese Fellin, Nicola Bohème e Alfredo Balloni. Questo l'esito di questa spettacolare, meravigliosa tappa. Qui il rallenti, il replay dell'arrivo, della gioia e della grinta di questo atleta veneto, davvero molto bravo, altrettanto dobbiamo dire della francese Le Bulls. Quindi classifica che cambia, primo è Cecchinel, secondo è Ratto a 3 secondi, Le Bulls è terzo a 9, Ulissi quarto a 14. Sulle immagini di Fos di Novo andiamo a sentire i protagonisti intervistati nel dopocorsa. Ci voleva questa vittoria, la maglia bene averla presa, se la tengo meglio, i due che me la possono portare via sono Ulissi e Ratto, purtroppo vanno fortissimo, se la porto a casa bene, altrimenti mi inchino e gliela lascio. L'amministrazione investe molto su questa tappa ed è diventata la tappa spettacolare della Lunigiana, tocca un territorio splendido, la gente si ritrova qui oltre che per ammirare questa tappa, ma anche perché si gode di un panorama bellissimo. Il gruppo degli atleti che sono presenti all'Lunigiana sono di grande livello agonistico e se si guarda anche l'arrivo di oggi è un arrivo che conferma la classe anche degli atleti italiani, di qualche atleta straniero che oggi ha anche dato battaglia e si è distinto nella salita finale.